La malattia del fegato grasso si chiama steatosi epatica. Ora, esiste una steatosi epatica detta alcolica, tipica dei soggetti con storia personale di cronica assunzione di almeno 20 grammi di alcol puro al giorno, e poi esiste una steatosi epatica non alcolica, che invece insorge in persone che con l'alcol non hanno mai avuto una particolare confidenza. Ora, la steatosi epatica non alcolica, protagonista di questa nuova puntata di Trofin, la prima medicina, è una patologia caratterizzata fondamentalmente da un eccessivo accumulo di grassi ed in particolare di trigliceridi nel tessuto funzionale del fegato. Praticamente si instaura quando la quantità di grassi nel fegato, appunto, supera il 5% della massa totale dell'organo. Alla base di tale patologia ci sarebbe un sovraccarico di lavoro delle cellule del fegato alle prese con una quantità di grassi superiore a quella che le stesse cellule sono in grado di metabolizzare e dunque di smaltire. Attualmente la steatosi epatica non alcolica è considerata la malattia di fegato più diffusa al mondo. Interesserebbe, secondo dati ufficiali, il 25-30% della popolazione generale, si manifesta per lo più tra i 40 e i 65 anni, ma è stata riscontrata anche in giovani e bambini. In Italia si stima che attualmente una persona su quattro sia affetta da malattia del fegato grasso. Il suo quadro nosologico è piuttosto eterogeneo, nel senso che all'interno della steatosi epatica non alcolica si distinguono alcune patologie, diciamo, differenti per severità del quadro clinico, che possono andare dalla steatosi pura, ovvero il semplice accumulo di grasso nel fegato, alla steatoepatite non alcolica, che è una condizione caratterizzata da un'infiammazione ad evoluzione necrotizzante del fegato e che a sua volta può evolvere verso forme più severe di epatopatia cronica come la cirrosi e fino al carcinoma epatico. Proprio quella eterogeneità dei quadri clinici dei quali parlavo precedentemente lascia intravedere una serie di ipotesi eziologiche che comprendono, al di là dei probabili fattori genetici, anche fattori correlati a disbiosi del microbiota intestinale, processi infiammatori innescati da proteine tossiche che danneggiano progressivamente le cellule del fegato, turbe metaboliche come per esempio il diabete di tipo 2 o l'insulinoresistenza, l'uso continuativo di alcuni farmaci, eventuali squilibri ormonali, diete troppo ricche di grassi che generalmente si associano ad altre eventuali turbe metaboliche come per esempio il sovrappeso o l'obesità, e che si legano anche ad elevati livelli ematici di colesterolo e trigliceridi. Sul piano sintomatologico c'è da dire che il decorso clinico della steatosi epatica non alcolica è piuttosto silenzioso e per questo particolarmente subdolo, nel senso che la malattia può progredire nel tempo senza dare segni di particolare rilevanza. Possiamo dire che ci sono alcuni sintomi d'esordio che tuttavia sono dei disturbi abbastanza comuni e che possono essere rappresentati per esempio da un senso di debolezza oppure da un facile affaticamento oppure ancora da una progressiva perdita di peso, ma questi sintomi d'esordio gradualmente si vanno ad intensificare complicandosi con una serie di disturbi via via più severi, dolore addominale o talvolta febbre o ancora nausea, vomito, perdita d'appetito con conseguente perdita di peso, una stanchezza che progressivamente diventa sempre più intensa, un ittero, cioè vale a dire una colorazione giallastra della pelle e delle sclere che sono la parte bianca dell'occhio, e poi ancora disturbi neurologici come stato di confusione, stordimento, ansia,
ansia, turbe del sonno, insonnia per lo più, piuttosto che agitazione. C'è anche da dire che negli stadi ancora più avanzati della malattia, a questa sintomatologia già di suo piuttosto rilevante possono associarsi complicanze anche piuttosto severe, e tra queste complicanze vorrei intanto ricordare un quadro di insufficienza epatica, ancora un quadro di ipertensione portale che consiste in un aumento della pressione nella vena porta che sappiamo conduce il sangue dagli organi deputati alla digestione verso il fegato, e poi ancora varici che si rompono a livello esofageo con conseguente comparsa di emorragie interne, ancora ascite, cioè vale a dire presenza di liquido libero nell'addome che a sua volta può dare origine ad ulteriori complicanze soprattutto di tipo batterico, quindi infettivo, e fino all'encefalopatia cronica con danni tossici al cervello. La diagnostica della steatosi epatica non alcolica si avvale di alcuni accertamenti. Al primo posto ci metterei intanto gli esami del sangue, che sono finalizzati a determinare i livelli ematici delle transaminasi e della gamma GT. Poi c'è una ecografia addominale che consente di rilevare la presenza di un fegato brillante, cosiddetto perché caratterizzato da una particolare anomala luminosità del fegato all'ecografia. Poi ancora TAC piuttosto che risonanza magnetica, per quanto il gold standard della diagnostica poggi fondamentalmente sulla biopsia del fegato, che permette di fare diagnosi e permette anche di stadiare la patologia, cioè stabilire se si tratta di una steatosi pura piuttosto che di una steatoepatite, di una cirrosi o altro ancora. Non senza aver premesso che in alcuni casi le cure per il diabete mellito di tipo 2 risultano essere efficaci anche per il trattamento delle steatosi epatiche non alcoliche, vorrei aggiungere che molto promettenti sono i risultati di alcuni studi che dimostrano le efficaci applicazioni di miscele probiotiche nella cura appunto della steatosi epatica. A tali trattamenti, alcuni esempi li vedete nella grafica che vi proponiamo, tuttavia vanno aggiunte anche altre misure di prevenzione oltre che di cura, misure che si attuano in particolare facendo più attività fisica, che sia tuttavia moderata e regolare, riducendo il consumo di carne rossa e latticini, riducendo ovviamente il consumo di alcol e di zuccheri, perdendo peso e dunque seguendo un'alimentazione povera di grassi, mangiando più frutta, mangiando più verdura, mangiando pesce più volte alla settimana e anche cereali integrali. Anche per la steatosi epatica, quella non alcolica, la prevenzione, l'efficacia della cura e la guarigione eventuale sono sempre nelle mani del paziente, per quel che concerne soprattutto il rispetto e l'osservanza di corretti stili alimentari, come dire, ancora una volta, che il cibo rimane sempre e comunque la prima medicina.